Hassan Sharbel Makhlouf. Nacque col nome di Youssef Makhlouf nel 1828 in Libano, da una famiglia autenticamente cristiana. Da ragazzo amava ritirarsi in preghiera in una grotta. In seguito si unì alla comunità dei monaci maroniti di Annaia. Sharbel, così decise di chiamarsi Youssef, dopo l'ordinazione sacerdotale, chiese il permesso di ritirarsi in solitudine. Si parlava di lui come di un santo mentre ancora era in vita e la credenza popolare è confermata da guarigioni e miracoli. Dal 24 dicembre 1898 il suo corpo riposa nel monastero di Annaia, meta di molti pellegrinaggi, intatto e caldo come fosse addormentato. Paolo VI, dinanzi al Concilio Vaticano II, lo ha proclamato beato, mentre Giovanni XXIII nel 1977 lo ha proclamato santo.